Oggigiorno molte coppie con figli decidono di separarsi e il loro primo pensiero va proprio ai figli. Questa fase per noi genitori è decisamente complicata e molto dolorosa e non sempre siamo nello stato emotivo funzionale per gestire il tutto in maniera razionale. Nonostante questo dobbiamo trovare la forza di affrontare questo momento per i nostri figli. Vediamo ora 8 passi per comunicare al meglio ai nostri figli che ci stiamo separando. Sospendere il conflitto per il bene dei figli. È opportuno che ci accordiamo con l'altro genitore decidendo tempi e modi per comunicare ai figli che ci stiamo separando. Mai solo un genitore. Questo passo richiede molto impegno da parte di entrambi i genitori, per evitare di dare versioni contrastanti circa la separazione o per evitare che un solo genitore si assuma la responsabilità della notizia. È opportuno, indipendentemente dalle cause che ci portano alla separazione, che in questa fase siano presenti entrambi i genitori. Parlare con sincerità. Rendere partecipi i figli di quello che sta succedendo tra mamma e papà eviterà che si colpevolizzino, associando dei loro possibili comportamenti sbagliati alla separazione dei genitori. Spieghiamo la decisione di separarci utilizzando parole semplici e diverse in base all'età dei figli. Concordiamo anticipatamente delle spiegazioni da dargli che siano sincere e allo stesso tempo evitando dettagli che possono in qualche modo farli soffrire. Il messaggio fondamentale da dare è: mamma e papà hanno bisogno di vivere separati perché non vanno più d'accordo. Emozioni. Le reazioni alla notizia della separazione dei genitori sono molto diverse e dipendono dall'età e dal carattere dei figli. Qualsiasi sia la loro reazione, dobbiamo comprenderla. Diventiamo consapevoli delle emozioni dei nostri figli. Ascoltiamoli con empatia e accogliamo i loro sentimenti. Se necessario, aiutiamoli a trovare le parole per definire le emozioni che stanno provando. Davanti a una crisi di pianto, però, non cerchiamo di tranquillizzarli con una versione distorta della realtà, perché non devono coltivare false speranze da cui potrebbero rimanere molto delusi. Rassicurare sempre i nostri figli. Rassicuriamoli che il nostro ruolo genitoriale non cesserà in alcun modo e che anche dopo la separazione mamma e papà continueranno ad amarli come prima e insieme penseranno alle soluzioni migliori per farli stare bene. Se abbiamo più figli, dopo aver comunicato la notizia a tutti, parliamone separatamente con ciascuno e ascoltiamo le loro domande e le loro preoccupazioni. Collocazione del genitore minoritario. Forniamo spiegazioni chiare sulla nuova collocazione del genitore che lascerà la casa. Spesso i figli sono molto preoccupati riguardo alla nuova residenza di un genitore, per il timore che sia lontano. Ambiente. Per parlare con i nostri figli scegliamo un luogo calmo e protetto da possibili interruzioni e rumori. Ricordiamoci di spegnere i cellulari. Non distruggere il partner. Prestiamo attenzione se siamo in presenza dei figli quando parliamo del partner con amici, avvocati, conoscenti. I figli rischiano di sentirsi in dovere di schierarsi. Devono invece sentirsi liberi di amare entrambi i genitori indipendentemente dalle situazioni. Evitiamo anche di fare associazioni come: se stai con papà, mamma piange. In alcuni casi la rabbia e il rancore tra i partner possono essere legittimi, ma vanno gestiti in altri contesti. Come diceva Robert Emery, professore di psicologia ed esperto di separazioni e divorzi, il miglior dono che possiamo dare ai figli è l'amore e il nostro permesso di amare anche l'altro genitore. Se ti piace il video, metti mi piace e condividilo, sennò papà rompe.